Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, Don Arturo aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, oggi conosceremo Sant'Eliseo Profeta. Oggi, per conoscere ed apprezzare la melanzana, doppia rubrica: giardino e orto sempreverde, e a seguire Ortolengo e fantasia. Buona visione. Cari amici, la cronaca ci presenta anche notizie positive, ma purtroppo tante altre che fanno emergere il male. Seguendo però la logica della buona notizia, anche le storie negative possono diventare motivo di riflessione, di esame di coscienza, di cambiamento. Tra quelle che mi hanno recentemente colpito c'è il suicidio di un ragazzo di 20 anni, Said Visin. Non si sanno con certezza i motivi del gesto, ma è emersa una sua lettera scritta nel 2018, in cui lui, italiano di origine etiope, adottato a 7 anni, manifesta tutto il disagio che prova per come viene trattato a causa del colore della pelle. Come hanno spiegato i genitori adottivi, il razzismo non è la causa del gesto estremo. Tuttavia, le sue parole non possono non farci riflettere. Ecco alcuni passaggi del suo scritto. Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso di sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho deciso di lasciare perché troppe persone, specialmente anziane, si rifiutavano di farsi servire da me. E come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani non trovassero lavoro. Dentro di me è cambiato qualcosa, come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone che non mi conoscevano che ero come loro, che ero italiano, bianco. Said poi specificava: non voglio elemosinare commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo io sono una goccia d'acqua in confronto all'oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anziché condurre un'esistenza nella miseria e nell'inferno. Quelle persone che rischiano la vita, e tanti l'hanno già persa, solo per annusare, per assaggiare il sapore di quella che noi chiamiamo semplicemente vita. C'è poco da aggiungere. Dobbiamo pregare per Said e per tanti altri fratelli e sorelle che vivono insieme a noi. Dobbiamo chiedere perdono e nello stesso tempo cambiare il nostro atteggiamento. Soprattutto noi cristiani, che abbiamo conosciuto l'amore di Dio in Cristo, che sappiamo di essere tutti fratelli e sorelle, perché, come scrive San Paolo ai Galati, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno
in Cristo Gesù. Lasciamo che questa parola divina ci raggiunga nel cuore e nella mente, così da poter avviare, se ci fosse bisogno, un percorso di conversione per ritrovare l'unica umanità vissuta da quanti incontriamo, da quanti sappiamo essere nel mondo, con colore diverso rispetto alla nostra pelle, ma non da meno uomini e donne, tutti in ricerca di quel diritto fondamentale che è la vita, la salute, la libertà, la pace. Auguro a tutti voi una serena domenica e una buona continuazione di nuova settimana. Arrivederci. Oggi, domenica 13 giugno, undicesima del tempo ordinario. In parrocchiale, alle 18.30, Santa Messa per il defunto Don Palmiro Crotti. Lunedì, 14 giugno, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Don Francesco Vergine. Martedì, 15 giugno, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Morbini Angelo e alle 20.30, preghiera di lode. Mercoledì, 16 giugno, Beato Stefano Quinzani, in oratorio alle 8, Santa Messa per la defunta Chiara Giuliani. Giovedì 17 giugno, in oratorio, alle 18.30, Santa Messa per i defunti Vignetti Pierino, Amelia e Teresina. Venerdì 18 giugno, in oratorio alle 8, Santa Messa pro populo. Al cimitero alle 20, Santa Messa per i defunti Priante Sergio, Rizzotto Caterina, Francesco, Pini Virginia, Bianchi Angelo, Boffelli Maria e Tognoli Rino. Sabato 19 giugno, in parrocchiale alle 18.30, Santa Messa per i defunti Nadia Manfredi, Biloni Natalina e per grazia ricevuta. Le confessioni si terranno in oratorio dalle 9 alle 11. Domenica 20 giugno, dodicesima del tempo ordinario e festa di San Luigi Gonzaga. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Alfano Antonia, Pietro, Giuseppina e Migliorati Paolo. In oratorio alle 10, Santa Messa per i defunti della famiglia Milini Malnati, Zacco Pierina, defunti Zacco e Daniele Citrelli. In parrocchiale alle 11.30, Santo Battesimo di Esposito Giulia. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Gervasio Renato e Redana Andrea. Rimani in oratorio. Il bar apre il venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23, la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22. Cortile dell'oratorio rimane aperto da martedì a venerdì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23, la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22. Il lunedì rimane chiuso. Si può usufruire del campo sintetico prenotando al 389-26-74-506. I minori che vogliono giocare nel campo devono presentare l'autorizzazione firmata dai genitori per almeno 6 persone. Proposte estive. Il Grest sarà dal 28 giugno al 23 luglio, giornata intera con possibilità di mensa. I moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Gottolengo. Restate, proposte per ragazzi dalla terza media conclusa alla quinta superiore. Le iscrizioni sono al bar dell'oratorio
o al numero 331-83-14-065 entro il 12 giugno. Dal 1 all'8 agosto campo giovani in montagna dai 18 ai 35 anni e dal 9 al 15 agosto giovani cammino con zaino in spalla. Si ricorda che il giovedì mattino è il tempo dedicato alla formazione dei presbiteri. Chiediamo di contattarli solo per urgenze. Domenica 13 giugno, ore 21:15, cinema sotto le stelle in oratorio. Domenica 20 giugno, festa di San Luigi Gonzaga e chiusura dell'anno catechistico. Alle 10, Santa Messa in oratorio. A seguire, pranzo al sacco sempre in oratorio. Alle 21:15 cinema sotto le stelle in oratorio. Domenica 6 giugno, in occasione della giornata missionaria comboniana, è stata raccolta la somma di 1.636,11 euro. Restate presso l'oratorio San Luigi di Gottolengo. Domenica 13 giugno, Arena Cinema all'aperto. Lunedì 14 giugno, tornei di pallavolo e calcio. Giovedì 17 giugno, tornei di basket. Domenica 20 giugno, Arena Cinema all'aperto. Lunedì 21 giugno, Madonnari in piazza. Giovedì 24 giugno, caccia al tesoro. Domenica 27 giugno, Arena Cinema all'aperto. Domenica 4 luglio, gita in montagna, nella valle di Sant'Antonio. Lunedì 5 luglio, a rivedere le stelle. Sabato 10 luglio, piscina ad Ostiano e lunedì 12 luglio, cena con delitto. Le iscrizioni sono presso il bar dell'oratorio o via SMS al 331 83 14 065 entro il 12 giugno. Il costo è di 20 euro e le serate inizieranno alle 20:30. Vi possono iscriversi da fine terza media a quinta superiore. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Comune di Gottolengo. Ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale di giovedì 17 giugno. Punto 1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 26/5/2021, deliberazione dal numero 26 al numero 28. Punto 2. Modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti Tari. Punto 3. Riapprovazione del piano economico-finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021. Punto 4. Riapprovazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti Tari anno 2021. Punto 5. Aggiornamento del rendiconto della gestione 2020 approvato con deliberazione di CC numero 24 del 28/4/2021 a seguito compilazione e certificazione Covid-19 di cui al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo numero 104 del 2020. Punto 6. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, articolo 175,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Punto 7. Conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto. Il profeta Eliseo è una figura dominante del IX secolo a.C., oggetto di una speciale e diretta elezione da parte di Dio, come leggiamo nel primo libro dei Re, fu chiamato a succedere ad Elia dopo la sua misteriosa scomparsa in cielo, ereditando nello spirito e compiendo a sua volta molti miracoli, raccontati nel secondo libro dei Re in vari capitoli, a favore di persone singole e di intere comunità. Eliseo prese parte anche agli avvenimenti politici del suo paese, sui quali esercitò un profondo influsso con oracoli e prodigi. Ad esempio, in occasione della guerra del re di Israele, Joram, contro il re di Moab, egli disseta l'esercito e ne predice la vittoria. Nelle guerre che il re di Damasco, Ben-Hadad II, conduce contro Israele, Eliseo una prima volta interviene svelando i piani del nemico e facendone catturare i soldati. Un'altra volta, durante l'assedio posto da Ben-Hadad a Samaria, predice la fine della carestia e dell'assedio stesso.
All'inviato del re di Damasco, Azael, predice la guarigione di Ben-Hadad dalla malattia che lo tormentava, ma nello stesso tempo individua in Azael colui che provocherà la morte del sovrano, soffocandolo, e che regnerà poi al suo posto. Traumaturgo in vita, Eliseo lo fu anche dopo la morte, facendo risorgere un defunto che era già stato deposto nel sepolcro. La sua tomba vuota si vedeva ancora in Samaria ai tempi di San Girolamo. Il culto di Eliseo fu propagato in Occidente dai Carmelitani insieme a quello di Elia. Nel capitolo generale del 1399 ne fu introdotta la festa per l'ordine. Le reliquie del profeta furono portate a Ravenna nel 718 e poste nella chiesa di San Lorenzo, nella cappella antichissima risalente al 425 dei santi Gervasio e Protasio. Nel 1603 questa chiesa fu distrutta e nulla si sa della sorte toccata alle reliquie. Nella chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, però, si mostra il capo di Eliseo. La melanzana è una pianta erbacea annuale. Appartiene alla stessa famiglia delle patate e dei pomodori, ossia alle solanacee. I suoi frutti sono grosse bacche e sono la parte commestibile, ma non è sempre stato così. Quando fu introdotto in Europa e poi in Italia verso il XV secolo, questo ortaggio, di origine indiana, venne apprezzato solo per i suoi fiori delicati. Nei primi tempi, infatti, la melanzana fu ritenuta velenosa, forse per il suo sapore amaro. Si cominciò a dire che era mela insana, perché all'inizio probabilmente si cominciò ad usarla cruda. Da mela insana a melanzana, per variazioni dialettali, il passo fu breve. Comunque fu catalogata come Solanum melongena e infine si imparò a conoscerla attraverso scambi culturali. Oggi esistono molte varietà di melanzane, diverse per forma e colore. Ve ne sono di forma ovoidale, grosse e tondeggianti, altre di forma allungata e ricurva. La pianta ha foglie coriacee, grandi, belle e ornamentali, e quindi la si può tranquillamente inserire nel giardino di casa, in aiuole o vasi. I fiori sono di un bel color lilla e quando la bacca si ingrossa si scopre che anche la buccia ha una gamma di colori che va dal viola, amaranto intenso, lucente, al viola malva, al bianco. Nella polpa, generalmente bianca e fibrosa, i semi sono tanto più numerosi quanto più il frutto è maturo. Sarà un piacere, dopo averla coltivata, staccare la bacca e cucinarla, ma se ciò non fosse possibile, le melanzane si trovano in commercio tutto l'anno, perché sempre più spesso sono coltivate anche in serra. Acquistarle nel periodo della maturazione naturale, da giugno all'estate inoltrata, è però sinonimo di prodotto saporito, perché ha beneficiato del sole naturale. Le melanzane vanno scelte sode, con la buccia liscia e brillante. Se al tatto risultano morbide, significa che sono troppo mature e hanno la polpa piena di semi. La melanzana si conserva bene in frigorifero, dove mantiene il suo turgore più a lungo. È l'ingrediente base di un gran numero di piatti, quali la parmigiana, la caponata siciliana, la moussaka greca o la ratatouille francese. Le melanzane, private del loro liquido amaro, possono essere consumate a fette, a cubetti e a bastoncini. Lessate e schiacciate con l'aggiunta di altri pochi ingredienti, diventano polpette saporite, come avviene da tempo in memore in Calabria. E proprio dalla Calabria è arrivata a noi la polpettina di melanzana. Vi invitiamo quindi a seguire anche la rubrica verde Ortolengue Fantasia, dove Katia Rizzo
cucinerà per voi passo passo queste gustose polpettine. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Ed ora andiamo nella cucina di Katia Rizzo, che, dalle ricette tradizionali della sua terra natia, ha preparato per noi delle gustose polpettine. Abbiamo raccolto la ricetta da aggiungere alla serie della rubrica Ortolendo Fantasia. La melanzana è una bacca che appartiene alla famiglia delle solanacee, della quale fanno parte anche altri prodotti ortofrutticoli, quali le patate, i peperoni, i pomodori. La stagione che ha una proficua produzione di melanzane è quella estiva, da giugno a settembre. La polpa della melanzana al tatto deve presentarsi soda, ma non dura e nemmeno troppo molle, perché sarebbe indice di avanzata maturazione. Generalmente si presenta liscia e di un bel colore violaceo, ha un sapore amarognolo che scompare dopo aver tagliato e salato a fette la melanzana. La mancanza di ammaccature determina generalmente la freschezza dell'ortaggio. Le melanzane possono essere conservate in frigorifero per 4-5 giorni. La melanzana può essere consumata sia con la buccia che senza buccia, a seconda della preparazione scelta e della composizione del piatto. Buongiorno, oggi vi farò vedere una ricetta come si fa, di calabrese del mio paese, ed sono le polpettine fatte con la melanzana. È un piatto molto semplice che io faccio molto spesso perché si presta anche a mangiare freddo, essere mangiato freddo. Allora, gli ingredienti sono naturalmente la melanzana, poi il formaggio tritato, le uova, un pizzico di noce moscata, del prezzemolo che io ho già tritato e dell'aglio, naturalmente questo non è indispensabile, è a piacere, sale. Allora, bisogna prendere, e qui il pan grattato. Si procede come fare delle normali polpette di carne. Allora si inizia con tagliare la melanzana e la si priva dalla pelle. Ecco, non è indispensabile, anzi in realtà io non lo faccio mai, fare in modo che la melanzana spurghi l'amaro, perché poi verrà bollita e quindi l'amaro che contiene viene poi rilasciato nell'acqua. E la melanzana invece risulta comunque dolce. Ecco, adesso finiamo di così, che viene poi tagliata a pezzetti e messa a bollire. Prendo una pentola, tagliamo la melanzana quindi a pezzetti. Non piccolissimi, quindi vedete, così. Mettiamo dell'acqua, non tantissima, e la si mette a cuocere. Una volta cotta va scolata e lasciata raffreddare, perché altrimenti naturalmente diventa impossibile poter fare l'impasto perché è scotta. Io per velocizzare la cosa avevo già preparato le melanzane tagliate e raffreddate, vedete, è un impasto molto morbido. Iniziamo l'impasto delle melanzane, mettiamo dentro le uova. Ecco, io qui ne metterò due perché sono uova piuttosto piccole, 2-3. Del formaggio, mettiamo un po' di prezzemolo,
lasciare. E l'aglio, un pochino. Ecco, facciamo questo. Devo fare anche a pezzetti, però così non si sente. Faccio con le mani, così nel frattempo cerco anche di schiacciare bene la melanzana, i pezzetti. Adesso gli metto anche la grattata. Ecco, un po' a occhio, dovrà risultare un impasto morbido, ma non eccessivamente. Così è troppo morbido, quindi metto ancora del adesso, quando l'olio è caldo, iniziamo a mettere dentro le polpette. Dovrebbe esserci. Vabbè, la grandezza è soggettiva delle polpette. No, così schiacciamo un attimo, così si. Girano quando iniziano a fare un po' di crosticina. Qui si è rotto, no? Belle dorate sia da una parte che dall'altra, si comincia a tirare fuori. E buon appetito!
Le origini della melanzana non sono ancora accertate, ma sembra che questo tipo di ortaggio si sia diffuso inizialmente nelle zone calde dell'Asia meridionale e più precisamente in India, oltre che in Cina, dove è probabile che questo prodotto fosse coltivato già in epoca preistorica. Non si conoscono nomi che indichino l'etimologia di questo ortaggio. Per questo è probabile che la melanzana non fosse ancora conosciuta in Europa in epoca greco-romana. Se ne ha invece menzione a partire dal XIII secolo, quando la melanzana inizia ad essere coltivata nel Nord Africa. Al momento della sua introduzione in Europa, il nome popolarmente veniva interpretato come mela non sana, poiché la melanzana è un ortaggio fresco, non commestibile crudo, ma solo previa cottura. Attorno al 1400 la melanzana viene introdotta dagli arabi nelle regioni occidentali dell'Europa e concentrata nelle zone climatiche più favorevoli alla sua crescita. Prima in Spagna e poi in Italia e più precisamente in Sicilia, dove a tutt'oggi avviene la coltivazione più intensa di melanzane sul suolo nazionale italiano.